suga, 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 sugarola. Dov'è Brigantone? Gli faccio concorrenza, facciamogli un applauso a Brigantone, non lo viste? Ah, ecco, ti faccio concorrenza. Immagine spettacolo assieme e tu, già io faccio spettacolo, mi dicono. Tu sei professionista, prego! Facciamo un duetto ora, con Brigantone. Ciao. Fammi provare a chiedere a casa, un bacco di chisto. Prova, prova, imbare, prova. Qui è che fa Raffaele Lombardo, tu o io? Io o tu? Mi sento magari cavolo, siamo da questa assieme. Scusa, fare Raffaelluzzo tu. Qui? Raffaelluzzo. Qui è Raffaelluzzo. Lombardo. Ah, Lombardo. Un caranese che dice che è Lombardo. Lombardo, Lombardo. Lo conosci? Non ci, ci siamo incontrati così, però senza. Niente de pediste. Ma papà, pare che eravamo d'accordo. No. Quando si è artisti nel sangue si improvvisa, vero? La prima cosa, io viro una cosa e nasce una cosa, capito? Ma faccio un coppi su Carola, che a mio amore nisce io. Tu vuoi sapere come nisceva la Sucarola? Sì. Pure pare una barzelletta. Perché uno le canzoni quando le scrive, magari la gente le trova fatte. Però l'idea di quando è nata questa Sucarola, come è nata? Che aveva mio figlio, che si educava, chiedo 5 su calore o giorno. Io non avevo ieri nessuno, senti, c'è la tua. Io, italiano, chi su che sucava? Io disse, guarda che cosa, questa è una cosa popolare, che tutte parte l'hanno sucato per davvero. Inzica, sugoni. Io fino a 4 anni mi faccio pensare, magari la mina ho già su calore, perciò ho fatto un conto, però ero bambolotto. Giustamente, guarda, mi sta dando un'idea di scrivere una cosa, che chi si è chiesto è un successo per forza. Infatti è diventato un successo popolare perché tutte le dame ne erano. Ma Acciolla pure, tuo figlio te l'hai sperata? No, Acciolla era un titolo, un titolo donato, ci mi ma Acciolla. Vedi quante cose strane. Ora io sto scrivendo per esempio il teatro, che ora io venerdì vado in America, no? Sono... E quando giri la campagna elettorale come faccio? No, io vado a Chicago e torno. Sicuro? E per pisciare noi abbiamo che devono a Fiumetinese, pisciano e se ne vanno. Sono normalmente noi i miei graditi ospiti che vengono sempre. No, abbiamo. Usai che sono chi che cade, diciamo, pisciano e se ne vanno. E gente che è nata a Fiumetinese. Poi su Scudoi che è nata a Fiumetinese, è diventato messenese. Sai, sinché la panza, i cianchi, e però vengono fine settimana, noi diciamo pisciano e se ne vanno, perché? Perché noi siamo onorati di ospitare per il fine settimana tutti. Il problema è che quando sti tutti che si incono la panza e che panza a Messina pretendono di comandare a Fiumetinisi, stanno da Messina e noi diciamo a videre chiste. Venono, pisciano e se non hanno e vorrevano pure comandare. Gli fecero attaccare un sindaco, che ne sai tu? Non sapevo, tu sai che io sogno l'ergastolano? Dammi a fare una poesia, una canzone per l'ergastolano. Colleghe siamo? No. Non siamo colleghe. Noi l'amo a fare sta cosa, o no? Vediamo se con Brigantone... Ah, facciamo sta canzone, l'ergastolano, ergastolano sogno, una cosa del genere, va? Non va come titolo. E come va a fare, come va a fare? Lo sbaglio, ci vediamo. No, io non sbagliai veramente, sbagliare l'altro. Sbagliano l'altro. E ora se ne stanno accoggendo, io non sbagliai, volevo fare un caccera d'innamorato, ma io manco te caccere stesse. Non è stata lì arresto domiciliare però. Lo sapevi tu che hai sulla spalla, c'hai con la, sulle tue spalle il braccio di un delinquente. Che è stata gli arresti domiciliare, non sapevi tu. Non è che te ne vai ora. Io sono sapessi che tu hai visto un dopunno. No, io per esempio in America questa è la 74esima volta che vado in America. Mussolino!
Perciò, mezzo d'America mi ha visto toccare magari a mia. Io, una volta, per esempio, mi ricordo, ho fatto un concerto dove ho cantato una canzone che era una canzone su Turiddu Giuliano. Siccome ho ripreso questa storia così, però l'ho inventata poi in modo mio, ho avuto, quando ho cantato questa canzone, la gente che si è alzata tutta in piedi per 3-4 minuti, chiste che battevo in mano. E sai, io questo mi è rimasto così impresso, perché in America ci vai tante volte, canti, ti battono le mani, però che è stata una cosa. Hanno ricordato questo personaggio che era allora, si vede che era entrato nel cuore anche di questa gente. Eppure Giuliano ce ne fu uno, dice che fu morto, non fu morto, lo saccio, io ancora, è una storia... Sarà resuscitato, che ne sappiamo noi? No, dice che viveva in Calabria addirittura questo signore, sentivo, perché manco sapevano qui era. Ma tu lo sai che dicono le leggende? Tu sai, dicono che io sarò candidato alla presidenza della regione, e se è leggenda, io dico in modo leggendario che tu farai l'assessore alla cultura siciliana, ambasciatore nel mondo, che ne pensi? Ma io sai quando... Il professore Finocchiaro, poi vediamo un ruolo di quelli giusti, ci sono a tutti, ma io... lo diamo, io se la sento ancora. Ma compagnia mia, perciò... No, accompagnamento all'auge ce l'hanno a fare però, non accompagna a noi. Maestro, ma è per carità, noi siamo buoni, ci la suoniamo però. Sai, la gente... No, ce la suonare all'auge! Quando si è faccia popolare, e poi la gente che ti decide e ti giudica, ti fa, ti dice, perciò uno che non c'ha niente da... non sa scandare mai. Chi tu che fanno gli auguri non mi è interessato mai. Gente, io cammino, guardo la mia strada, non ho mai offeso nessuno, se sono divertito da quello mio. Ah, io sono principio, dicevo, ma chi è bastato? Ma sì, chi era bastato? Dicono. Guardate, perché andava su calore, adesso se ne fu io. Già a rasparola, a manciaciume, mannaggia. Ma ne hai fatto di tutti i colori io, però... Te ne hai fatti tutti i colori? Tutti i carusi che vivono qua. Ma tua moglie ti sente, non dire queste cose. Te ne hai fatti tutti i colori. Si mette a ridere la muccione. Si mette a ridere la muccione. Però poi se ne accorgi... che tutte pare, cioè, ma chi è il suo marito Brigandone? Chi è il suo marito Brigandone? Ma andando a fare le canzoni da così, che poi tutti si cazzano, tutti si affrontano. E ma si sentono a muccione. È cresciuta la generazione dell'80, tutte con le mie canzoni. Ma non che solo. Io sto paro, paina fanta. Paro da Australia, America, Sud America, dappertutto. Anche a Johannesburg. C'è una comunità di 46.000 siciliani. Che cantano tutte e 46. Asuga, suga, 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 rola, forza! Io l'ho fatta anche in tedesco. Fatto. Poro. Shopping flash, si chiama. Ti pare una barzelletta? Vai con la mia musica. Forza! No, no, ma io... Tra poco... ora faccio un attimo di spettacolo io. A gratis, tu fai dopo a gratis, 5 minuti io e poi tutto vostro, perché stasera sono qua per te. Ah, mi fa piacere. Brigantoni, a dopo, a dopo. Applauso. Dopo questa nota di colore, volevo farvi tanti auguri, ringraziarvi per la presenza e soprattutto farvi le mie scuse per il tempo. Abbiamo chiesto di avere clemenza, ma non ci siamo riusciti.
Allora stasera quegli amici duri, irriducibili, che nonostante il tempo sono qua stasera presenti, speriamo, lo chiediamo ai nostri candidati a sindaco Sentineri e Rasconà, a Rasconà e Sentineri, visto che il defunto non ci è riuscito, De Luca, allarghiamo sta palestra, perché naturalmente faremo tanti eventi a Fiume di Nisi e dobbiamo da questo punto di vista cercare di accogliere quella che è una tradizione che avevamo avviato, che si è interrotta e che dobbiamo più presto rilanciare. Viva Fiume di Nisi! Fiume di Nisi fa un applauso a tutti voi. È stata una bella Pasqua per noi, bella, significativa, vissuta con grande cristianità. Certo è un momento particolare di scadenze, dopodomani scadono le presentazioni delle liste. Di Gino Aprile si incazzavo perché abbiamo assaggiato la Marena du Gabibbo, ma la tua è superiore, io l'ho detto, e ci è servita. È servita a lui soprattutto, perché con le carte che gli abbiamo dato dirà buffoni a quegli imbroglioni. Lo ha promesso davanti a 10 persone e lo farà, ne siamo sicuri, sicuri al 100%. Cosa è successo in questi giorni? Parlo un attimo così a livello locale e a livello comprensoriale. Si è definito il triangolo della morte, prima di Pasqua, che nel nostro territorio è Fiume di Nisi, Nizza, Santa Teresa, che noi naturalmente, cristianamente e politicamente, ci auguriamo che diventi il triangolo della resurrezione, non tanto di De Luca, ma del popolo siciliano, della Riviera Ionica, perché tra 3-4 mesi si voterà alle regionali, chissà, simbolicamente partirà da questo territorio una bella ventata di nuovo. E dobbiamo aggiornare i nostri graditi ospiti su cosa si è verificato. Intanto Sentineri e Rasconà, poi se non vi affrontate potete inchianare qua, è stato con me, così salutiamo un po' gli amici, tra 10 minuti vi chiamo, preparatevi. Hanno completato definitivamente le liste, hanno raccolto le firme, quindi sono pronti, ma lo erano già da tempo. Domani presenteranno al Comune di Fiume di Nisi le loro candidature col programma, con tutte le due liste dei candidati. Sicuramente dopo un minuto, dopo un'ora ne arriverà la terza lista e si apre finalmente questa tanto aspettata campagna elettorale a Fiume di Nisi. Devo dare un'informazione di servizio. Voglio ringraziare intanto i nostri ambasciatori presso le famiglie di Fiume di Nisi, che hanno cercato di individuare, e ci sono riusciti quasi in parte, tutti i 500 nuclei familiari che tecnicamente sono i nostri nuclei anche delle liste elettorali. Bambini, non si cammina qua, non si cammina qua. E abbiamo avuto una grande soddisfazione. Su questi 501 nuclei familiari censiti, se non ricordo vado a mente, 460 nuclei hanno gradito i nostri auguri. Era una colomba e erano anche alcuni dolci, ma soprattutto non è quello, perché quello lo si compra al bar, lo si compra ovunque. Abbiamo dato dei prodotti esclusivi accompagnati, giusto Sentineri e Rasconà? Abbiamo dato due cartelle in esclusiva, documenti che sono una parte delle schifezze depositate in procura, lo dico qua alle forze dell'ordine, quanto auge schifezze c'è, e abbiamo anche noi estratto da certo fango tanto materiale. Noi daremo altro materiale, quello è l'aperitivo, naturalmente. Leggetelo,
Probabilmente riceverete da parte nostra una cartella alla settimana, vediamo ora come ci organizzeremo o si organizzerà De Luca mentre Sentinelli e Rasconà faranno la campagna elettorale per Fiumedinisi. E fatela a prescindere, come diceva Totò, da ciò che farà Toti e Totino. Capisco cos'è, no? Repice e Maesano, ma tanto per intenderci. Non considerateli, il loro nemico sono io. Voi lasciateli stare, vi prego, lasciateli stare al defunto De Luca, che rivolgano il loro sguardo. Le attenzioni più di quelle che hanno ormai rivolto, non so cosa hanno. Certo, col commissario Montalbano altre denunce ne hanno fatte, ma già le abbiamo noi allegate una per una e ce ne diciamo una sola già a Montalbano, poi il resto penserà Dio e penseremo anche noi. Quindi voi andate avanti con queste due belle liste che avete, perché a me ci penseranno loro. E io certamente andrò avanti per la mia strada. Ogni tanto chiederò un'autorizzazione per poter parlare con 2 ore. E voi fate la campagna elettorale. Questo è Fiumedinisi. Si chiude così. Fine settimana, quando voi direte che farete e ufficializzerete, lo dovevamo fare stasera, ma il tempo non è stato clemente, quando ufficializzerete alla comunità le liste, perché ora siamo curiosi. Ninchianaro su Pardupacco chiudi cani brasi, come si suol dire, no? Ora volevamo vedere come dividisto, novità ultime, eccetera, eccetera. Magari fra sabato e domenica comunicherete Urbet Orbi qual è l'esercito dell'armonia per Fiumedinisi, dell'armonia. Quello è il messaggio che noi abbiamo lanciato. Così nel frattempo vedremo qual è la lista di quelli legittimi candidati, per carità, che avranno una proposta politica, probabilmente alla Forca, che proporranno a tutti i fiumenesani. Forca per tutti, oltre che per De Luca, naturalmente. Rispetto a questo, quello che desidero sottolineare è che 29 sono stati i nuclei che hanno rifiutato anche quel messaggio d'amore in Inocchino, che era la colomba. Qualcuno ci faceva veleno, qualcuno non ha aperto, qualcuno ha detto no, per carità, la manda a De Luca, no. Non hanno preso manco le carte, pazienza, ignoranti sono e moriranno ignoranti, pazienza. Leggano invece, glieli manderemo per posta. Io ho chiesto agli ambasciatori di farmi avere l'indirizzo, il nucleo familiare, che glieli mando per posta. La colomba no, il dolce no, non lo meritano, le carte sì, perché noi abbiamo interesse affinché si rendano conto che la Procura della Repubblica ha abbandonato i confidenti di quest'ora. Perché leggendo quelle carte, quei 29 nuclei, tra cui alcuni confidenti, dice: ma città, chi è che uccidesi sti gatti a De Luca? Boh, e mia come la via a dare? I carabinieri? No, il procuratore Barbaro, quello presso il quale sti confidenti dichiaravano in continuazione, quello prendeva nota, si inventava i reati. Non c'è arcidiacono stasera? Non c'è? No? E chi piglia nota delle cose che dico io stasera? Chi è il capo stasera? Sì? E allora, prenda nota, Miuccio, prenda nota. Così si referta subito. Così mentre parlo arriverà all'ordine le manette o il bavaglio a questo blasfemo. Ebbene, si renderanno conto che certe carte, come disse Rebici mentre si seguiva il comizio nome e cognome parte seconda, cosa mi dissero alcuni amici che erano uno davanti e uno darrera idro, mano a mano uscivano le slide proiettate. A un certo punto questo, mi scusino le signore, disse: minchia, cucciatese da carta. Ma se io l'ho detto che me l'ha date Barbaro?
Me l'ha data Barbaro. Barbaro è quello che ha chiesto l'arresto del sindaco De Luca, che ha interrogato tutti questi personaggi col suo uomo Giacoppo. Quindi servivano utili idioti, ho definito questa gente dall'inizio, o no? Giusto? Perché ho detto utili idioti? Perché rispetto al disegno complessivo sarebbero stati i primi a cadere sul campo, utilizzati, spremuti per le loro voglie, per le loro invidie, per i loro desideri. Uno è a fare un sindaco, uno è a fare l'operazione Tometano, uno sa via a fare i muri cemento, uno è a fare i soldi, uno è a fare la finta mogliere, uno non si sa che cosa. Tutti, caro avvocato Rasconà, avevano un desiderio e gliel'hanno soddisfatto. Il De Parraro, c'è chi scrivia, c'è chi nel disegno complessivo doveva essere compatibile con gli ordini palermitani e si chiudeva l'operazione. Dopodiché il GIP, tale Dario Orlando, voi avrete presente una corda che si forma piano piano, piano piano, piano piano, eh? Poi c'è stato il GIP, tacchete, tira la corda, un piccolo figlierino magnese, sindaco di Fiumedinise, De Luca. Questa è la mia storia raccontata alla Brigantoni. Vedi, ti sto dando una traccia di come costruire un ragionamento. Verità è, rispetto a tutto questo, replici, dici, minchia! Se dici Brigantoni, minchia, lo dico pure io. Oh no, non perché sogno onorevole. Uccidesi sti carte, ma lui non ha idea le altre che mi hanno dato. Certo, poi andava un Nocchino, andava un Cameniti, non pensare che io te denunziai. Cocchino ci disse no, De Luca fu fu De Luca, e che? Noi sapevamo che fu De Luca che mi denunziavo. Naro un Cameniti inchianaro da un Enzo che ha fatto, e questo sì, anche lui, uomo coraggioso come me, altri due investimenti, inizi che, non pensare, noi, Enzo che, come me, molto religioso, per fare la benedizione, alla sera, ora, per ammazzare che orsonane, Occhino, il raspante come me pure, credo sa faccia tenere, giustamente, ma sai, ta parentela, figlio, cavo c'è culo, non vale la pena, anche perché si deve stare attenti, il culo nel quale si dà il calcio, come direbbe Brigantoni, si potrebbe sporcare la scarpa, tutto qua, quindi tu hai fatto bene a trattenerti. Le carte vere, ancora sono conservate, ogni settimana faremo come la politica del carciofo di Cavour. Mi rivolgo ai letterati. Cavour, quando unì l'Italia, si parlò della politica del carciofo. A foglia, dice. Non da una volta. Andiamo a Garibaldi in Sicilia, fa la finta liberazione, la mafia, poi si misero d'accordo. Primo foglia, la regione. Secondo foglia, carciofa, carciofa, carciofa. E poi spunta Ufuncio, Italia Unita. Questa è ciò che noi faremo, caro Gandolfo, in campagna elettorale. Ma io, voi, sentinelle Rasconà, ricordatevi la vostra missione, quella di definitivamente far innamorare, ma ci siete riusciti già, i ciumenisani di questo grande progetto che si chiama Fiumedinisi nel cuore e gli altri che vadano a fare in culo. Bravo! Nizza. Il sindaco di Tommaso voleva imitare il defunto De Luca. Nizzo, sapete, è casotto. Poi dovete sapere che Nizza riceve da De Luca, quando era ancora deputato in forze,
tanti finanziamenti. Il sindaco era socio fondatore di Sicilia Vera, però il sindaco aveva un'ambizione giovane, sapete, a 70 anni si possono pure avere aspirazioni o no. Il sindaco di Nizza, come ho detto sabato, aspirava a fare il deputato regionale. Quanto vuoti ci tentavo? E ne sapete quanto vuoti ci tentavo? Non ci è riuscito. A un certo punto spontavo. Nel 2006 il sindaco di Fiume Denisi, la montagna, è diventato deputato. Che bestemmia, che bestemmia. E allora dice, ora lo imitiamo, perché il primo che ha sputato sul cadavere di De Luca si chiama Peppe Di Tommaso. Dopo qualche giorno che De Luca era stato chiuso a casa sua, e meno male, con le superlative cure della moglie e dei figli, si incontra con Lombardo e ci dice Raffaelluzzo: senti, come a fare? Fiume Denisi vale 150 milioni di euro, c'è il metano, circa 125 milioni di euro, c'è il distretto turistico, 5-10 milioni, poi vedremo quanto ci mettiamo, c'è il GAL, 8-10 milioni, e poi ci sono un poco di milioni di finanziamenti che De Luca, buonanima, fatto arrivare, ancora si devono gestire. Se parte Peppe Di Tommaso, io di queste cose non ne voglio sapere, voglio solo il suo posto del deputato. A chi va il posto del deputato del De Luca? Si parte Peppino Di Tommaso. Raffaelluzzo, vada, vuoi tu? Presidente, certo. Ho l'età, sono servizievole, so fare il fariseo, la gente mi vuole bene, che sono un bravo medico, quindi sono falso abbastanza per poter fare un parlamentare. Chiude De Luca, De Luca, minchia, ci piaceva a Lombardo sta cosa. Ti incarico, caro Peppe, di sostituire De Luca. Però dobbiamo cancellare tutte le tracce di questo personaggio. Tutte! Vide a Ciumenise come stanno le cose. Io ti do, però l'elenco ora non ve lo faccio. Peppe Di Tommaso sa che io so, e le dirò a Nizza quello che ha avuto Peppe Di Tommaso, tutto, uno per uno, senza vergogna per me, lui si dovrà vergognare. C'è un elenco che riguarda Soldini, un elenco che riguarda la sua posizione personale, un elenco che riguarda il figlio, Alessandro Di Tommaso, non Rasconà, stava dicendo scusa, Alessandro Di Tommaso. Tu disoccupato e deve campare sulle spalle degli altri. Esatto. E poi c'è un altro tipo di elenco, nel quale è stato incluso qualche padre di famiglia di Fiume Denisi, i posti inventati nella sanità, come sta attaccando. Ah. Io potevo non occuparmi di Nizza? Voi mi direte, certo, co cacchio lo fa fare? Scusa, c'è messaggio che dice... Ma se già c'è Ciumenise, che è complicato, ancora tu sei redivivo, non hai recuperato sti 20 kg, sei morto.
Io ho spiegato a mio suocero, è stato uno dei primi, qual è il cerchio della morte dell'onorevole De Luca, la triangolazione, anzi. Chi si vede, caro suocero, che è fiumedinese, Nizza e Santa Teresa. Piano piano, lui aveva la sua età, gli ho spiegato e ha capito, forse. Naturalmente mi sono occupato di Nizza, ne mi sono d'accordo con i compagni comunisti, che de Fasulle, che de che hanno fatto sempre finta opposizione, ogni tanto poi De Tommaso da 60 anni ci ha gettato un ossiceggio tipo che di grave che la sta storda Santissima oggi, disgraziati, i cornabbi manciasto, no, eh? Che di cose da, che avanzano, no? E che ne muccono. Sono compagni, erano compagni, e naturalmente come Michele, ecco Michele, ti conosci a chiste? Sì, come no? E chiste muccavano, muccavano vero, non muccalapone, muccavano. Quindi faceva una finta opposizione e Peppe De Tommaso spadroneggiava. E zio Carlo, che si mise in testa a fare politica a Nizza e va bene, poverazzo che ancora non capisce tutti, conosce bene fino in fondo certi soggetti, ci fecimo l'accordo con i compagni, sì, ci siamo come Sicilia vera, sì, ah sì, va bene. E allora scendo a Nizza e faccio un comizio, tutti mi hanno raccomandato, ti raccomando, calmo, tranquillo, sai, i nezzardi sono gente particolare, lo sappiamo, derivano da Fiume di Nissi, perché Nizza era marina di Fiume di Nissi. Non è offesa questa qua, assolutamente, giusto, la storia non si può cancellare. Quindi guai se noi non ci rendiamo conto delle particolarità di Nizza di Sicilia. E io ho fatto un comizio tranquillo. Mi soggiro, mi va a dare stasiato, dice, ma è idro o non è idro? Idro è, non credai, non disse mai parole. Io quando c'è Brigantone mi faccio contagiare, esagero. E qua siamo in casa, fuori casa, poi con quelle raccomandazioni, caro Vito, e parlo mezz'oretta dei grandi sistemi a Nizza, la gente seguiva, tra un grande sistema e l'altro ci calai a Peppe De Tommaso, qua ci ho interrogativi che giusti, che fa questo? Ha capito la suonata, dice Mizzica, chisti assieme mi fottono. E siccome Raffaelluzzo disse che mi ammazzare a De Luca andava a scompare, i racci, si chiama questo atteggiamento politico mafioso? Sì. Si chiama in altri termini? No. Ma io una squagliare tallacido, mia. Sapete voi come fa la mafia quando Dave non sanno acciugare manco l'ossa? Pigliano una bella vasca di acido, e ziccono da inch e finivo. Quello era il destino. Bene. Qualcosa non ha funzionato, avvocato Rascone. Faccio il comizio. Quando è stato? Una settimana fa? No, comizio a Nizza sarà stato giovedì. Vedevo, vediamo chi è bravo, poi si guadagna un bicchiere in arena di Biagino Aprile, se si ricorda la data mentre io vado avanti. Quando? Venerdì 24 aprile. 4 aprile. Oggi quanto ne avevamo? 9? Che è successo? Il 4 d'aprile era giovedì o venerdì? Venerdì. Qua. Ah? Figliolo, metterebbe d'accordo. Carlo, quando fate il comizio a Nizza? Venerdì 30 marzo, ecco, può essere che è venerdì 30 marzo. Che fa Peppuzzo Di Tommaso? Mi fottono. Di notte, siccome noi avevamo fatto l'accordo con PD, ora si chiama PD, compagni, giusto, per il maestro Genova, giusto? Sì.
un pochino qua di cosa per la mia gola, qualcuno, un appello, ne ho bisogno. E chiama in nottata i suoi compagni, dice: cari miei, siccome dobbiamo squagliare nell'acido De Luca, uscite, facileci fare mala figura, rompete il patto con Sicilia Vera, così idde ormai lista non ne possono fare. I candidati bidugno iombo, preoccupate, di 5-6 che vi mancano, così facciamo la seconda lista, io ho viuto, tipo come feci da Ciumenise, ma con una carica di veleno diversa, e noi futtemo, scomparono tutti, ton coppo. L'indomani, Peppe De Tommaso, che fa uso come medico numero uno, e il mio medico mi ha salvato una vita, la vita una volta, si sarà pentito probabilmente. Eppure a Fiumedinisi, e tutti i ciumenesani, guai se non lo apprezzate come medico, come politico. Andateci piano. Chisto che aveva fatto Peppe De Tommaso, sulla benedizione del presidente Lombardo, comincia a parlare con Repici, con Ricca, caparrami ciumenise per ora, no? Fanno tutta l'operazione, all'improvviso sta minoranza che era con da buon'anima di Corona, prima con D'Aquino, tu senti Neri che era amico di Repici, tu ti ricordi quando Repici cercava voti per D'Aquino e buttava una picca di figliole tra segreteria di D'Aquino che non sono all'avino a sistemare, no, se figlioletta ancora, però alcuni ragazzi si ricordano che Repici che imitava De Luca già nel 2006 pigliava sti gente, sti carusi, buttava la segreteria di D'Aquino e ci promettevano i posti e poi passavano le elezioni e via. Poi tutto 2008 stesso con Corona e via, ora sta facendo con questa struttura di solidarietà a Nizza che è venuto tale Poli, sapete quel Poli? No, è il capo della sanità di Messina, vedo è burraccomanno, uno di quelli che buca la sanità ne fici tante, sono i rinnovatori, i giovani, io avevo 75 anni forse. Sua figlia mi pare a Taormina già piazzato, e tosto, visto come sentirà questo mio video, mi denuncia. Infatti ora gli manderò l'SMS a Taormina per dire n'altro ne rovavo. Tuo conto generale, tanto ormai è a Cottimo, ve l'ho detto ad ottobre io che era a Cottimo, e meno male, perché se a Taormina la vi a pagare per le querele, denunzie che mi facevano, un secondo appartamento l'avevi già venduto. Poi ci poteva cercare un terreno a Dena a me pace. Ah, vale picca però, e da moriria per davvero. Ritornando a grande Peppe De Tommaso, che fa Ugaruso? Monta tutta sta storia, tutta minoranza passa con Raffaelluzzo Lombardo, folgorati, poveretti, sulla scia dell'autonomismo, nesce dell'Ovi Pasca, diremmo per ora, tale Michelangelo Lo Monaco, commissario nominato dal comune di Fiumedinisi, che ha delle missioni, l'abbiamo detto, aveva fatto attaccare una ruota a Giannoffo Sinnoco, scrivia Cartuzzi e viene qua e inverte maggioranza e opposizione, che diventano gli scendiletto di questo omino mandato, la prima cosa che ci so presenta il consiglio, mi manda Picone, Brigantone, tu sai quel Picone? No, no, il Raffaele, detto Lombardo, non catanese, Lombardo. Ti pisciasti sopra, sì. E quindi comincia stazione, sti mesi. Io inizio a capire che leggeva carte a Messina isolato, il Gastolano, vero Sartre? E leggere carte, notti, onno. Mia moglie cercava di sostenermi in questo percorso. Eravamo a dicembre. La mia comunità abbandonata, scorribande di questi signori, terrorismo, stiamo attenti ora come andiamo noi, tasse, no non abbassiamo tanto, l'aumentavo De Luca, ora ci mettiamo a proposta a De Luca, niente, pigliano, spasciano soldi, e altro che delenco che facciamo,
Ah, se potessi fare un confronto con il Lo Monaco e il suo padrone Raffaele Lombardo, quanto sarei contento se potessi farlo, signori miei, stu Lo Monaco. E ci manda a Todettodino. Durante la festa del 25 marzo, la nostra patrona, cucera Lo Monaco, accompagnato di sti due cannola. Vero è. Abbiamo le foto, vero Maria? Oh no, ma Carru non ce ne deste, brava. E sti due cannola. Qua è chi tocca come fare Lo Monaco, che ha fatto quello che ha fallato la legalità a Fiume di Nisi. Che succede? Questi due cannola, io visto belli tutti, un sinnaco dall'altro, l'altro saggio che va a fare. Aspirano. Buona sperare. C'è che fa. Quindi, aspirano. Bene, che fa Peppuzzo di Tommaso? Eravamo a Nizza, facciamo mai, completiamo sto viaggio del triangolo della morte. Peppe di Tommaso, quindi stavamo dicendo, Carlo, dice ai compagni, futtema De Luca, la mascogliaretta all'acido, smontate l'accordo scritto, no? Con Sicilia Vera, così li facciamo fuori. Bene, passano due, si ghionna, si cugliunino, si fanno, si dicono, io già avevo caputo. Ci ha messo Carlo, lasciala stare. Lui pure se ne stroide, testatura pure io. No, c'è Franco Parisi, parente, cose, eccetera. No, c'è Isaia, c'è Galantuomo. Vero Carlo? Tutti erano già tranquilli. Giacomo D'Arrigo, disoccupato di professione, ma pagato dall'Anci. A Giacomino, che sei a candidare a sindaco, aspetto ora Giacomino, ci apro un libro come campo a tradimento, Caruso. Chiedo se non fa un consigliere d'opposizione, perdo stipendi in Lanci. E figliolo, stare a Roma costa. Si incontra Violante, si incontra il Presidente della Repubblica, ah no Michele, non sapevi tu? E tu chi tu su Duzzi fa da un donninere, e che vuoi? Fissa tu. Si mettono d'accordo. Passo tempo. Giotto, a un certo punto mi incazzai. Quando fu ieri mattina, quando fu sabato mattina, venerdì notte chiamai a Peppe Lombardo, il portavoce di Sicilia Vera, c'è Ettore o no? Ma mi passa migliaia. Ci disse, senti, ora che siamo con Cristo morto e fra poco c'è la Pasqua, tentiamo sabato di capire le cose come stanno e avveniamo questo cugliuniamento. Mammi, saitta, saia, eccetera, eccetera. Ci disse, facciamo una cosa. Sabato mattina ci vediamo alle 11 a Nizza. Io fisso già una conferenza stampa alle 15.30, 16. O vanno a fanculo a tutte, come sono abituato a fare io. O annunciamo urbe e orbe che noi esistiamo, siamo vivi, abbiamo gli uomini, gli attributi e i contenuti per poterci presentare a Nizza a prescindere dalle schifezze del dottore sindaco Di Tommaso. Sapete com'è finito? Che in 48 ore, sabato, ma domenica abbiamo staccato perché noi siamo cristiani, ogni tanto diamo l'impressione di essere animali, purtroppo. Oggi, durante se mangiava una costoletta d'agnelluzzo, hanno raccolto le firme stamattina, la lista si è chiusa. Il candidato a sindaco, Mimma Brigandì, non ha fatto un passo indietro e la prima lista che si presenterà per ora sarà Libera Nizza, Sicilia Vera, con Mimma Brigandì candidato a sindaco. E questa è la prima risposta, perché poi a Peppe De Tommaso gliele canterò in famiglia, perché lui, se ha il coraggio, deve farsi un dibattito con me in piazza, così io gli porto, faccio vedere alcuni pezzini suoi e di Raffaele Lombardo, e lui mi dovrà smentire, mi deve denunziare.
Forse sbaglierò qualche cifra, ma non l'elenco, perché anch'io, nello staff di Raffaele Lombardo, ho amici che pensano, tu povero Cristo, dove stavo, caro Gelomo, ammazzavo, per tenerezza, per tenerezza. E aspettiamo passo. Quindi Nizza abbiamo chiuso, grande campagna elettorale a Nizza di Sicilia, seconda tappa di questo triangolo della morte dell'onorevole De Luca. Andiamo all'ultima tappa, De Bella, Santa Teresa. Per chi non è della zona, Santa Teresa, dovete sapere, è una comunità importante, è quella che si sente più importante, e ha ragione, perché qua fa quasi 10.000 abitanti, era importante fino a 10 anni fa. Quale ciumenise Rasconà? Tutto passava da Santa Teresa, perché giustamente in un territorio come il nostro, di 35 comuni, dove il comune più grande è Taormina, ma è Picazze So, perché come sindaci poi sceglie gli animali, gli elefanti come... passa l'acqua, scassi, ma scassi, purtroppo è quello il destino. Dopodiché, qual è il comune più grosso? Santa Teresa, ed effettivamente era stato il comune capofila di tante iniziative. Poi spuntavo ciumenisi, ma non fu colpa nostra, fu imbecillità loro. Io dico sempre che Fiume di Nisi non è diventato importante, prendete nota, sentinelle Rasconà, perché De Luca è stato bravo. No, c'era il deserto e De Luca piano 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 cominciava a capire come funzionava. Diceva, no, ne volete fare voi queste cose, me lo fate fare a me, ci tento io, e ne dite, mi date mandato, sì, tanto vai avanti che a noi ne viene a ridere, dicevano, e i derredivano, io guagliava, e chi guagliava? E chi derredivano, perché non capivano. A Palermo capivano, però, e come se non capivano. Quindi sto ruolo di Santa Teresa cade, lo assume Fiume di Nisi. Là io ho alcuni amici, c'è l'ex giudice Scarcella, che già dice mi ha querelato. Chi che faceva l'avvocato, io giudice contemporaneamente, con quella biondona che si chiama avvocato Loredana Casablanca, wow, con l'accento veneto, che era l'avvocato dei Giardina, però era lo scendiletto dello studio del giudice Scarcella. Scrivia che aveva lo studio a Furci, numero di fax, Santa Teresa, studio del giudice Scarcella. Idda definiva Giardina. Io avevo pure l'avvocato, se avevo messo d'accordo, Cudiddi. E chi è un po' che pilotava all'interno della sezione 1, sezione civile del Tribunale di Messina? Il giudice Scarcella. Non si possono fare, effettivamente mi suggeriscono, ma noi non ce ne eravamo accorti, perché io era pigliato da tutte le mie cose, io facevo deputato, sinno, facevo mascolo, potevo pensare a queste cose, i miei avvocati mi vado in spade. Sta avvocato, che categoria, poteva mai pensare che non mi vadavano in spade? Sempre di spade si tratta, ma non mi vadavano. E vabbè, vuol dire che questo doveva essere. Quindi voi volete che Santa Teresa, non c'è l'architetto cogitore, uno che fa perizie false? È bello tale elenco dei denunziati. È importante Santa Teresa. Ma lo sapete perché è importante Santa Teresa? Perché lo snodo anche di alcune frange massoniche della nostra riviera risiede là. E io mi posso tirare a rete, io sempre qua e cercare, come dice mio soggiorno. E allora che succede a Santa Teresa? Bastammo un po' di cose. Mi chiamo a buon'anima dello schiavo. Lo schiavo, che dovete sapere, ha fatto il sindaco, per sbaglio, un anno, due anni. E se avessi a Calletto come puttano, mi forzarono, senti figlio, devo fare un sindaco,
Ma se te cante te per esempio può scompare, i tuoi paesani, come vuoi che, cosa vuoi che pensano di te? Ma io sai, vabbè, non capi niente. Vabbè, se senti, tentiamo di fare un abituccio simpatico, vero Cicala? Simpatico. Sbagliai atelier, mi dovevo rivolgere ai Palella. Sbagliai, la mia amica Amelia Casablanca. E si incazzarono. Infatti Fabio si decise, se candidava a sindaco, perché? Perché io non mi ero rivolta a lui per cucire questo abito puleteggio, tipo da prima comunione, per Carlo lo schiavo. Sbagliai, chiedo scusa. Facciamo questo accordo, però il 22 marzo, noi ci scriviamo, Carlo lo schiavo, fai un sindaco in canna se vincemo sempre, poi scompare, tu fuori li dalle balle, va bene? Sì. Non possiamo candidare Rugna, che abbiamo scritto nella, ve lo dico io in termini ora brigantoniane, Rugna, a Rugna qui è a Santa Teresa, chi è che piglia un po' l'elettore, sai, su opposizione, poi passano in maggioranza, per questioni nobili, se cattano i consiglieri comunali, poi ziccono in giunta, con morabito, e mangiano, sputano e mangiano. 6 mesi prima dell'elezione si ricordano che sono le elezioni e si devono rifare la verginità, se no come si presentano all'appuntamento? Ebbene, là sono a morabito, c'è zucchero sangue, auro che zuccarola, che diventava anemico da quanto sangue c'è zucchero. E volevano rifarsi la verginità con Sicilia Vera e con De Luca. Io pure, razzo, che per non perdere la mia verginità mi ammazzaro. Altro che sacrificio sugli altari degli dèi. Pensate che mi poteva calare gli utteri? No. Il Scarletto, la settimana scorsa, presenta questi i nomi dei candidati, perché se c'è Rugna, io me ne vado. Sì, sapete come finivo? Io me ne a fanculo. Giovedì scorso, venerdì fece la conferenza stampa. Sabato, durante la notte, ho avuto una visione. Non ci credete, è il periodo. E se visto che a Fiume Denisi abbiamo risolto il problema, non uno, tutti, perché non è che noi abbiamo un candidato a sindaco come Fiume Denisi nel cuore. Giannuzzo, noi abbiamo due candidati a sindaco, tutti e due beditti. E come non so beditti, si scinceranno uno dal lato dell'auto a repici. Sbagliato, conto non c'è nato a dare a certa rogna. Non vi potete lordare, ormai me lordai io. Lasciatelo a me. Conto e confidenza, no. Poi il giorno della Befana mi hanno regalato una lanterna di Diogene. E andavo a cercare in giro un sindaco, candidato a sindaco per Santa Teresa. Vediamo su Ciuamo, pigliamo a Danilo lo giudice, mi sono a testa sotto, si mangiava la mela del desiderio, l'ha offerta a tutti per cercare di coinvolgerci, non c'era ne scio per peccato, che vuoi fare? Poi mi spuntavo lo schiavo, ci cucemmo l'abbedello da prima comunione, non funzionavo. E che avevi a fare io? Che avevi a fare? Uno che ha rotto tutto e tutti, ci rompì un scatola a tutti. Dopo che sbagliai, un mascolo quando sbaglia deve avere l'umiltà di ammetterlo, ma non basta, vero compare? Non basta, perché quando si fa un danno e non si cerca di riparare, come quando si fanno i matrimoni riparatori, c'è la tentazione, capita, ci ricopete, poi che si fa? Si può dire sbagliavo? Oggi sì, ma i miei tempi non ne parlate, almeno una pistolettata era. E allora danno che si faceva con molta armonia. Si riparava. Come? Un matrimonio. Con il 99% non erano sentiti. Certo, c'era l'1% un po' che ci ha scendicato, vedi Giannuzzo, e vabbè, ci ha scendicato ora, basta. Ripari. Sbagliaste? Ripari. Bene. Succedeva la stessa cosa, io uomo di altri tempi, pensate che dopo che feci sti sbagli, ma poteva nascere con enti terra, sbagliai, mi pigliavano a pernacchie. Vabbè,
Facciamo, caro Luciano, sto matrimonio riparatore. Sabato scorso, piglio un bell'uovo di Pasqua, convoco una conferenza stampa, prendo il patto generazionale che avevamo sottoscritto con Carletto lo schiavo, usciazzai, davanti a tutti, in diretta televisiva. Dicevo ora, semplice, visto che a Fiume di Nisa abbiamo risolto, visto che a Nizza ormai abbiamo chiuso, siamo a posto, andiamo a completare sto triangolo. Oh no, Dino. E allora, visto che ormai non c'è una soluzione, dopo che uno sbaglia la prima, la seconda, io sapete che faccio? Mi candido a sindaco a Santa Teresa e mi candidai a sindaco a Santa Teresa e sono arrivato in ritardo perché abbiamo chiuso la lista, perché ancora non ci credevano, sapete? Non mi facisto l'applauso, male. Ora, non mi posso dire, caro Sentineri, rasconare, ripui c'è Magnezza, c'è De Luca, che schifo! No, De Luca non c'è più, vero compare? Gli pensavano, c'è, caso mio, voto qua, da mia famiglia, e io sono candidato a sindaco a Santa Teresa, e ci siamo occupati degli elementi cardini del triangolo della morte dell'onorevole De Luca. Voi mi direte, cosa se diventa triangolo di resurrezione? E perché no? Ci annuncio, noi siamo credenti. Vedete questo che bello. Questo me l'ha regolato una mia ammiratrice che ha 85 anni. È stato 2 giorni fa, anzi ieri, mi pare, a Santa Teresa. Mi fa, forse fu l'ultimo viaggio che ha fatto nel Vaticano. È andata con sua figlia, che è una nostra candidata. Dice, signoruzza, e perché mi contate sto fatto? Ho portato una cosa per voi. Noi della nostra età ci diamo del voi. E che c'è, signora? Mi buttava un anghidruzzo. Poi ne uscì questo scatolino, sua figlia ha fatto l'incartamento. Dice, l'ho preso per voi. E dove? Al Vaticano. E che è? L'ho aperto, guardate che bello, e mi ha regalato questo. Dice, ma signora, ma perché? E dice, non saggio se è l'ultima volta che vai. Ne avete bisogno. Dice, ma io sono uno che là ne ha tante, no, questo è speciale, vero è, ci credo. Perché vi ho voluto citare questa cosa? Perché noi siamo sempre, abbiamo oltre l'egoistico compito del fare politica, che ci piace di metterci in mostra, diciamo sempre, cerchiamo, sbagliando pure, attenzione, spesso, di appalesare quelli che poi sono principi superiori a tutti noi. Ci credemo, non ci credemo, qualcosa c'è, caro Giotto, sopra di noi, mettetelo ta testa. Un cristiano, c'è Dio, Gesù Cristo e la resurrezione. Per i pagani ci saranno altre cose, qualcosa c'è. Lui si mi fa, signora, io spero che lei si riprenda, ci si resuscita, vero signore? Ancora mortazzo sogno, ci disse redendo. Sì, se va bene signora, ancora da non sapia, perché io devo parlare con sua figlia, va a candidare al sindaco, ci si mette a candidare al sindaco, bello, mi disse, una bella sensazione. Allora, rispetto a tutto questo abbiamo chiuso il cerchio, questa triangolazione. E ora da questa triangolazione, caro Biagino Aprile, chissà che succede. Certo, noi ce la metteremo tutta per fare cosa? Avremo una bella campagna elettorale, aspetteremo il nostro presidente Lombardo, il quale ci farà sapere tramite tale ragioniere Maesano se accetta il confronto.
Ah, immaginate quanta gente ci sarà a questo confronto tra me e Raffaele Lombardo. Ah, quanto cose andiamo a dire, non avete idea. Ebbene, si svolgerà in questa triangolazione o della morte o della resurrezione. Certo, chissà quante cose succederanno in questo periodo, vero Miuccio? Rinviano a giudizio? Può essere. Mi attaccano una ruota? Può essere. Escono altre cose? Può essere, caro Angelo. Tutto può succedere per un impertinente come De Luca, che dopo 3 giorni del suo arresto gli è arrivato il messaggino: ti vuoi consegnare? No. Che prima del riesame, piglia nota Mioccio, non ti dichiarai queste cose, se ora parrai. Ah, ora che cominci dura e mezzo. 6 ore e si è rotto l'incantesimo, giorno 2 aprile. Ricorrenza importante, morte di Giovanni Paolo II. 6 ore. Prima del riesame mi rovavo l'avviso. Devo consegnare? No! E noi ti rompemi a me, mi fecero sapere. Ti applicheremo una cosa che noi diamo solo ai mafiosi. Sapete i mafiosi che ci tognono? Il divieto di dimora. Io, che ero il sindaco di Fiume di Nice, caro Brigantone, mi attaccaro. E gli arresti domiciliari il 27 di giugno. L'1 di luglio mi dimetto da sindaco perché avevo già capito il giochetto. Mi tramutano il divieto di dimora. Era il 18-20 di luglio, mi ricordo, mia moglie se lo ricorda bene. Divieto di dimora, mafioso pure De Luca, eh. Un babbo come a me. Non dire tutte cose, ma babbo come a me. Scusate. Mafioso proprio, Giannoffo, faccia il mafioso, faccia di Magnese, mafioso no. E dico no, non mi interessa, niente fici, e tu non faciste niente, ma noi ti giuamo, le cose che non ha fatto ne inventiamo, caro Benedetto. E ci vogliono, e mannara uno che scrive abbastanza dalle lo monaco. E sai inventare un poco di reati. Sapete come ci finì allo monaco? Io ci feci una denuncia lunga 4 metri. Ora ci feci. Dopo che sono risuscitato, perché io c'è stata la Cassazione che il 20 dicembre, caro Brigantone, quindi può stare sereno, ha detto De Luca non poteva essere arrestato. Perché ho t'accasto? La Cassazione, sai che ha fatto quella di Roma, la Suprema Corte? Ci disse, ma che minchia facisto a Messina, da casta De Luca? Ma come vi siete permessi? Non potevo attaccare. E ha fatto saltare la procura della Repubblica di Messina. Qualcuno ci disse, ma fu Raffaele Lombardo? Poi ne parliamo, poi ne parliamo. E questa è la storia, e abbiamo suggerito a Brigantone la trama. Scriviamo 4 libri. Sappi però, ritorna, Kakic subito ritorna. Perché andiamo a fare qua la gran campagna elettorale per regionale. Tu te candidi con me, io mi candidato da presidente della regione, Gino Fenocchiaro si candida pure Ciasona, in chi ne facciamo? Ne facciamo una gran campagna elettorale. Poi avevamo i Zampogni, i Ciaramedde noi chiamiamo, in cui facevamo una squadra con Claudio Cresafulli, primis, il nuovo responsabile dell'ufficio tecnico, mio amico Claudio Cresafulli, che non fa porcherie, usaccio, è stato nominato ora, e ne facevamo una gran campagna elettorale. Questa è la Sicilia, questa è la Sicilia vera che ci piace. Noi siamo gente gioiosa. Chi dove avevamo mettiamo a disposizione? Fino a quando ce n'è. Tanti soldi e tacascia non capono. Certo, tacascia può essere più brillante, meno brillante,
ma quella entra se ne accorge secondo voi? No. E io infatti questo sono un bello sereno. Ti chiudi quattro soldi, dici come moglie tiene, campa famiglia, metti canto tu, il resto io mi sparo. Faccio beneficenza, faccio campagna elettorale, regalo Pasqua, regalo panettone, faccio quello che minchia voglio perché è così e se vi pare! E lo dico anche alla procura! Chiaro? Tanto! Io non li rubo i soldi, gli dicono laccio sì! Dobbiamo scemmillo ora, ora redemo. E come se non redemo? Cazzate su per ora, mi dicono però. A che cosa? Voi sapete che vi svelo l'ultima cosa e vi lascio perché ho stato rubando troppo tempo a Brecantone. Si erano messi d'accordo, caro Brecantone, che erano a rinviare le elezioni a Fiume Denise. Lo sai tu? C'è sempre un tuo paesano. Meno male che Catanise ci siete chi de buoni e chi de tinti. Chiaro? Lascia stare nella scio, perché poi, sai, stanno a Catania. Raffaellozzo, sai, contamina con Angelozzo, suo frate. Tutto il contesto. E ognuno si potrebbe anche avvelenare. E de no. Può capire com'era. No, no, c'è tu, capito? Infatti io dico, non siamo tutte stesse, i catanisti non sono tutte stesse. Ci sono chi de buoni e noi stasera abbiamo una degna rappresentanza di chi de buoni. Ha uno stabiluto che elezione non se ne aveva a fare. Io non ci rinescero. Ora stanno tentando sciacchiggi con lo monaco. Che cauci il tuo culo non va a pigliare se succede qualche cosa. Vogliamo a me querela. Calci nel culo anche se si deve mettere una borsa sulla scarpa per non sporcare la scarpa. Questo è fondamentale. Finalmente Fiume Denise si fanno le elezioni e ne facciamo le elezioni. Se hanno messo d'accordo, come vanno ad attaccare prima le elezioni un'altra volta? Ora vi posso dire. Non c'era nessuno. Forse presentate liste e mi attaccano dopo domani. Non vi preoccupate. Niente cancia. Non cancia proprio niente, si va avanti, tranquillo. Tanto ormai chi sti mascariamo tutti, capemmo che sonno, chi sti giumenisi, quindi ve li cucinerete sentinere e rasconare e sentinere. Quindi io ci sogno, non vi preoccupate. Voi vi ricordate ad ottobre che ci disse che se anche agli arresti domiciliari io ci sarò. Anche col mio fantasma vi faccio pisciare i supa, ci disse. Ve ricordate, eremo qua. E così sarà. Certo, io sarò impegnato a Santa Teresa. Non ne stanno remando, stanotte, vi anticipo, succederanno grandi cose. Cicala prende nota. Fli, si arreteravo. Sì, tra poco. Io a casa ho una sfera di cristallo. Stanotte ci fanno una festa a Carlo lo Schiavo e verranno a bussare domani notte da due pazzi di Luca, che ne sai tu? La porta è chiusa ormai, il tempo è scaduto, perché noi a Santa Teresa faremo saltare il banco della mala politica. Qua abbiamo chi di farisei, di confidente di quest'ora, a Fiume Denise ormai smerdiamo e hanno capito tutti finalmente, di quattro isolati. I pazzi, folli, invidiosi chi sono. E ora ci penseranno i ragazzi. Annizza il Peppe De Tommaso, poi ci cantiamo, ci facciamo l'elenco e ci cantiamo a piazza e ci dico sempre, vieni e contestami, gli do il microfono. Santa Teresa, ma gioco personalmente, vediamo se ancora mi sento, carocchino, il Luciano. Vediamo, io ma gioco. E là è banco della grande politica, caro Satta. Là ci sono quelli blasonati. E sapete come inizierò sabato, domenica, ora vediamo a Santa Teresa, Cicala, scoop, striscione, comizio dell'onorevole De Luca di Ciumenisi, striscione, non passa lo straniero. Perché loro diranno, i testi giovedì,
voi dovete sapere, Santa Teresa e Chiodo sono circa 10.000 abitanti, ma quelli del sangue blu, cioè i veri Santa Teresini, nel senso che quelli che nascero si ramandano, c'è atto, quanto sono? 20%, cioè è proprio stirpe anche nobiliare nata a Santa Teresa, l'80%, 70%, siamo tutti stranieri. Venemi Ciumenisi, di Roccalumera, di Antillo, di Savoca, di Limena. E siamo la maggioranza degli stranieri, di nobilotti compreso Morabito, penseranno. E noi, sangue blu, andiamo a confrontare con il dopo curare De Luca, mi disse, dal 2007. Sì, il Duchiave c'era medio e tasona. Sì. E chissà se non comincio sabato, cara Rosabba, una bella ciara medda. Cioè, mi hanno a fare insegnare a che frescata, paro satta. Certo, con l'amore ci vorrei suonare stasera, vi faccio vedere. Stasera faremo un duetto, io e il maestro Finocchiaro. Non so chi è il proprietario, chi è. Se mo l'affitta per 10 minuti, tanto chiude 10 minuti, non ce la faccio più, è la metà. Ne facciamo un bello duetto. Che sapo suo presidente piglio Marranzano e te faccio vedere una gran suonata di kid numero uno. E così ci siamo fatti gli auguri tutti quanti e ce ne andiamo a casa soddisfatti. Bene, io quello che vi chiedo a conclusione di questo mio brevissimo intervento, varrà in ora? Ora. Anzi, non so, 2 e mezzo. Seguiteci in queste settimane, saranno belle manifestazioni. Qui adduzzo lo manciaio, Occhino. A Fiume di Nisi, a Nizza, a Santa Teresa. Questi sono i 3 comuni che sono il triangolo della morte dell'onorevole De Luca. Minchia, applaudiamo alla morte del De Luca, alla resurrezione dobbiamo applaudire. E allora seguiteci. Se vi vedi a Repice e Maesano si commuovevano, dice minchia, ammazzammo e ci credono pure gente. Allora rispetto a questa triangolazione, quello che vi chiedo, seguiteci. Sarà una gran campagna elettorale, poi seguirà quella delle regionali. Perché forse qualcuno si è accorto, non so se è vero e non ce ne frega niente, che forse Lombardo ha a che fare con la mafia, ma va? Dicono, dice che si dimette, cazzi suoi. Noi siamo ormai qua ad aspettare, semplicemente che si chiuda una fase di quei anche soggetti che non si sono piegati a certe logiche, che hanno detto no ai falsari degli appalti del metano, che non hanno fatto mettere le manuzze sul bottino di Fiume di Nisi di 150.000 milioni di euro, che non consente agli sul cadavere della mia comunità di fare sindaco, vero Sentinere Rasconà, che romperà le palle a Di Tommaso, al quale gli impedirà non solo di fare l'ennesima opposizione uguale alla sua bruttissima faccia, ma il risuscitato gli impedirà di fare il deputato. E ditegli a Di Tommaso, gli amici di Nizza qua presenti, che De Luca l'aspetta nella sua piazza Garibaldi con l'elenco delle cose che già ha incassato, di quelle che sta per incassare e di quelle che non incasserà. E a Santa Teresa, dica agli amici, mercoledì sera apriamo la campagna elettorale per De Luca sindaco. Questo è il progetto nel quale Sicilia Vera si scommette in prima persona. O vinciamo o perdiamo, così è la vita. Io scommetto in prima persona
se la gente ancora mi considera vero o mi considera delinquente, perché è giusto arrivare a questo punto che il primo io mi renda conto definitivamente se ancora vivo un film ormai superato o la gente ancora è ubriaca da certi ambienti e dagli attacchi che ha subito la Sicilia e De Luca, o si è capito che De Luca è una povera vittima su quest'altare dove vittima ognuno di voi potrebbe essere al mio posto. E allora finalmente, sì, da questo triangolo della morte parta finalmente per la Sicilia la rinascita, la resurrezione, non di De Luca, ma della Sicilia vera. Grazie.